Allora, io dividerei il problema. Il primo tema è quello che usciremo, penso a breve, con una conferenza stampa appena avremo chiuso definitivamente il progetto per le giovanili, quindi abbiamo creato le condizioni perché le giovanili rimangano dentro la Menzana. E questo per evitare, l'idea di partenza è quella di evitare soluzioni di continuità con una storia, ma anche per evitare problemi per i ragazzi chiaramente abituati a un certo ambiente, a certe modalità di vita dentro il contesto mezzana. Quindi questo è un progetto che è già andato in porto, verrà ufficializzato come ho detto a giorni, anche giusto per dire anche dettagli, no? Anche per chi le volesse sapere. L'altro problema, l'altro tema è quello della prima squadra. Su quello io sono state riportate queste cose sulla stampa, io non ho mai parlato di un budget di 600.000 euro, ho sempre detto che il costo che approssimativamente per fare una DNB all'epoca mi immaginavo che stavo facendo delle statistiche fra DNB, Silver, Gold, quanti erano i budget, ho detto io penso un budget possa essere. Budget significa quantità di costi da sostenere e quindi non sponsorizzazione o altro come è stato detto. Il ragionamento sulla DNB, anche qui non ho mai affermato questo, ho sempre detto che faremo il possibile per fare un campionato nazionale, anche perché non dipende da noi, dipende dalla federazione. Se guardiamo alla storia passata le cose sono andate in maniera molto diversa. Chiaramente noi speriamo che comunque, non dico un'attenzione particolare, ma che comunque nel contesto generale di confusione che c'è in questo momento a livello di basket, comunque Siena rappresenti una storia e la polisportiva in questo senso che è stata la prima in Italia che ha portato al gioco del basket, come ben tutti noi senesi sappiamo e altri magari si dimenticano. Io ho sempre detto che chi ha idee, ben venga, io sono facilmente raggiungibile in Menzana, in associazioni industriali, giro per Siena, io penso il mio cellulare a Siena ce l'hanno tutti, quindi chi ha idee le porti, chi ha risorse le porti, perché comunque è chiaro che noi stiamo portando avanti un progetto tutto studiato, ragionato e letto dentro la polisportiva, ma è chiaro che se invece di essere 6, 8, 10 occhi siamo 14, 16 o 20, è chiaro che tutto aiuta. Oggi io, al di là di quello che ho letto sulla stampa e dell'intervista che ha fatto Visigalli alla televisione, io non sono mai stato contattato da nessuno. Spesso sono in Menzana, ho avuto modo anche di scambiarsi, anche se non anche se a distanza, per dire così via, se idee ci sono ben vengano. Io non sono culturalmente abituato a chiudere le porte perché sono uno, mi ritengo, che ascolta, ma oltretutto se non sono io, con quanti siamo dentro la polisportiva, voglio dire, se ci sono idee, vengano fuori. È vero lo sport di vertice anche perché dà obiettivi ai ragazzi e tutto il resto, ma l'attenzione va rivolta in maniera particolare allo sport di base. Qui sta il nocciolo della questione. Allora, c'è stato un incontro in comune, successivamente a quell'incontro a livello ufficiale è vero che non ci sono stati incontri, ma chiaramente le occasioni per vedersi ci sono e questo ragionamento in questo momento viene tenuto vivo. Io sono particolarmente interessato perché, come dicevo prima, da sempre la polisportiva ha cercato, almeno da quando ci sono io, di porsi come un sistema aperto. Abbiamo collaborato con altri comuni della provincia di Siena e sempre in un meccanismo non di inclusione dentro la polisportiva, ma di collaborazione, perché io credo che avere tante realtà sia una ricchezza. Ma bisogna cercare di fare in modo che questa ricchezza non si disperda poi nella mancata crescita dei ragazzi quando te specialmente hai delle eccellenze. Esempio è semplice, io ho una squadra che ho tre ragazzi bravissimi e tutti gli altri non sono all'altezza, un'altra ce l'ha, un'altra società c'ho un ragazzo bravissimo, se noi li manteniamo all'interno di squadre non alla loro altezza, non è perché non vinciamo i campionati, ma perché non facciamo crescere i ragazzi. E invece noi dobbiamo riuscire a far nascere anche a Siena dei campioni, se ci sono le potenziali. Quanti anni è che non esce da Siena un ragazzo, diciamo, un prospetto di livello? E che su questo bisogna lavorare. E mi sembra che sinceramente la disponibilità delle altre due società, quindi Virtus e Costone, ci sia. Bisogna chiaramente fare l'anno zero, sgombrare la mente da ciò che è stato in passato, perché ciò che è stato in passato non c'è più.
non ci sarà più, se noi rimaniamo ancorati a un modello di lettura degli eventi che non c'è più, non andiamo da nessuna parte. Pensiamo al nuovo, pensiamo al domani. E le situazioni che sono venute fuori a seguito di una intensificazione della nostra attenzione sulla società. Ma i problemi veri non sono venuti da questo, sono venuti da indagini di un anno e mezzo della Guardia di Finanza, che si è presa tutto, ha fatto intercettazione telefonica e tutto il resto, e nonostante questo ci ha messo un anno e mezzo ad arrivare alle conclusioni. È la stessa cosa, io ho in casa una donna di servizio che tutti i giorni mi sfila una pallina della collana di perle della mia moglie. Io quando me ne accorgo attacco logicamente come abbiamo fatto, ma non è detto che io tutte le volte debba andare a vedere, non posso in realtà. E poi in più una società per azioni si controlla attraverso le persone nominate, non la puoi controllare diversamente. La dimostrazione è stata che la finanziaria Senza Sviluppo ha chiesto degli interventi e non gli è stato risposto, perché legalmente funziona così.